quali i passi più importanti di questa conferenza che hai ascoltato? Secondo me è un allenatore che ha allenato in Serie A, quindi secondo me potrebbe fare bene a Palermo, perché è giovane, ha entusiasmo e quindi secondo me metterà i giocatori nelle condizioni di esprimersi al meglio, e sicuramente qualche giovane sicuramente avrà un futuro con lui, come ha fatto a Sassuolo tra l'altro. Quali i passi più importanti? Su tutti c'è questa conferma di Brunori, tolto assolutamente dal mercato, è un Brunori che ritroveremo il prossimo anno a Palermo. Io spero che sia così. Dico, mi sembra una frase di circostanza, perché il capitano ha dimostrato con le sue parole, magari non saranno state interpretate bene dai tifosi, di non voler rimanere, perché io penso che avrebbe fatto altre dichiarazioni. Però se è così, noi tifosi siamo felicissimi della conferma del nostro capitano. Speriamo che faccia bene, è un allenatore che ha fatto bene in Serie A e anche in Serie B, e speriamo anche che i calciatori mettano, diciamo, il loro spirito in campo e ci regalino questa Serie A. Il direttore sportivo mi sembra ben quadrato, con le idee chiare, ma soprattutto è l'allenatore. Io parlavo qua con un altro tifoso del Palermo, a me piaceva come giocava il Sassuolo per esempio un paio di anni fa, e quindi questo allenatore ci può dare quella carica veramente per andare in questa tanto desiderata Serie A. Ma, la conferma di Brunori, secondo me sarà Dionisi a decidere, non tanto noi tifosi, che abbiamo ascoltato soltanto una frase che, senza replica, e questo a me personalmente non mi garba. Da tifoso palermitano apprezzo, ho apprezzato e continuerò ad apprezzare come giocatore Brunori. Diciamo che per man mano che parlava si è sbottonato un po' di più, mi è sembrato, voglia intendere, che cambierà parecchio, parecchio, anche se all'inizio diceva di no, e quindi abbiamo appreso che Mancuso non fa parte del progetto, quindi questa è una cosa che mi è rimasta impressa. I portieri mi sembra che per il momento è in stand by, vuole vedere la situazione, e anche ha avuto parole di apprezzamento per il nostro capitano, quindi vedremo come va, ma ha fatto una buona impressione. Quindi siamo qui sotto, anche vedo che c'è molta gente, perché molti sono veramente speranzosi in un'ottima annata.